Tele Durruti, il leggendario Barbro Nori, il non meno leggendario Franco. In questo bar ci stanno degli amici, questo è un quartiere che, nel quale io ho vissuto. Checco. Ciao. All'inizio era un bar, qui c'era il banco dei tabacchi. Ma ho detto di spegnere la musica. Ciao. E invece adesso che cos'è? Dischetteria. È diventata una dischetteria. Michael Jackson, Van Morris, Van Philip Morris, questo è Nirvana, Octopus, come la colonna sonora del film 007. E addirittura c'è anche Franco Zappa. Questo è un famoso disco di Franco. Franco Carlo, Panini, i ritratti realizzati dal regista Paolo Virgidi, tutti i protagonisti di questo bar, Tramezzini. Ma invece Checco, dov'è tuo fratello? Negli scantinati. Fallo uscire perché voglio mostrarlo. Pentangle. Se c'è la gola. Non è uscito ancora. Vedi lui, Franco Zappa, cappello della Lazio. È perché Franco Zappa era laziale, immagino. Rinomato. Diciamo che questo è un bar di laziali, storicamente. I vecchi andavano a pranzo insieme. E Franco Zappa, anche lui aveva il berretto della Lazio, immagino. Certo, certo. Dove è andato? Non so che... No, mostro l'esterno, fallo uscire. Però. Pentangle. Le di circo. Non poteva passare Villa Reale, raga. Se passa Villa Reale, non può vincere Villa Reale. Le mura aureliane. Sai babbo. Latte, centrale del latte di Roma. Bar Brunori. Caffè e musica e dischetteria. È tornato Stefano? Eccolo. Vieni. Eccomi, sono qui, Stefano Stills Mega. Qui ci abbiamo Francesco. Quando fai così, apologia di reato. Francesco Zappa Gambiti. Poi c'è Checco. Dove sta Checco Scapicollo lì? Spiega questo disco di Franco Zappa. Oh, ricordiamo che tu sei il più straordinario interprete del film Scialla. Un film discutibile, ma dove tu fai una parte straordinaria. Che ti piace qua, dei soci, che ti piace? Cosa che ti colpisce di questa copertina? Allora, questo è Franco. Esatto. Questo è Franco. No, a lui glielo devi mettere. Ecco, questo è Franco. Sì, ma ci sta Franco perfetto. Lui. Più di così che pretendiamo. Ciao ragazzi, buona ciao, giornata. Ciao, ciao. Ce l'avete una sigaretta? Da quanti anni non sentite fare questa domanda? Ce l'hai una sigaretta? Tele Durruti. No, davvero, ce l'hai una sigaretta?